Fiera Didacta Sicilia, siamo allo stand 13 della tecnica della scuola, ultima mattinata di lavoro, la dedichiamo all'inclusione. Siamo qui con Sara Mori, ricercatrice dell'Indire, benvenuta Sara. Grazie, grazie a voi. Sara, come si progettano percorsi formativi personalizzati proprio in vista dell'inclusione? Allora, per noi stiamo lavorando e lavoriamo appunto con i docenti perché crediamo che personalizzare possa essere veramente una modalità di rimettere al centro lo studente, con l'ottica di quella scuola di tutti e per tutti, dove non è uno slogan semplice e banale che vuole essere anzi una semplificazione, ma per noi vuol dire veramente osservare lo studente per come è. Sappiamo che non è facile perché nelle classi abbiamo tanti studenti, perché nelle classi i tempi sono molte volte stringenti, esatto, quindi sappiamo che non è una richiesta piccola, sappiamo che a volte è una richiesta che sembra banale e scontata, ma io sono psicologa, quindi per me portare in classe la possibilità di osservare le potenzialità, gli interessi, le attitudini, l'unicità della persona e di mettere proprio al centro lo studente nell'ottica di comprendere le sue caratteristiche e quindi da lì andare a, nei momenti in cui è possibile farlo, valorizzare proprio quella potenzialità che lo studente ha, quella possibilità di andare anche a differenziare degli obiettivi di apprendimento, andare a differenziare delle attività, utilizzare le estensioni per esempio per utilizzare il tempo diverso dell'apprendimento o dello svolgimento per svolgere ancora attività più di potenziamento rispetto alle proprie attitudini, andare a valorizzare le competenze di ciascuno. Ecco, questa è un'altra domanda, Sara, come si valorizzano i talenti di ciascuno in una classe? Come dovrebbe osservare il docente e come dovrebbe operare in questa direzione? Allora, in realtà è una cosa che i docenti molto spesso fanno e lo fanno in modo assolutamente inconsapevole e spontaneo. Quindi quello che per noi è importante è anche arrivare a riportare dei principi di didattica efficace e didattica basata anche su quello che per esempio le neuroscienze ci insegnano, quindi una didattica brain-based guidata anche dalle conoscenze di come funzionano i processi di apprendimento per cercare di riflettere insieme ai docenti proprio nell'ottica di poter individuare quelli che sono noi. Uno dei modelli che utilizziamo sono le nove intelligenze di Gardner, ma è uno tra alcuni. Sono anche gli stili di apprendimento. Alcune volte gli stili di apprendimento, anche se sugli studi sugli stili di apprendimento ci sono un po' di visioni contrastanti, ma insomma è il fatto di vedere che effettivamente lo sviluppo della competenza fa prezioso quello che è delle potenzialità che ciascuno di noi ha e le attitudini che ciascuno di noi ha. Quindi proprio il lavoro che facciamo anche nei nostri progetti di ricerca inerenti a questo tema è di lavorare con i docenti per comprendere come il cervello funziona, come funzionano i processi di apprendimento in classe e in questo modo sviluppare, cercare di massimizzare veramente e osservare lo studente nella sua complessità, il che vuol dire rivalorizzare anche per esempio tutto l'aspetto della componente emotiva in classe, perché molto spesso ci dimentichiamo che si apprende meglio divertendosi e quindi che tante volte le emozioni sono state considerate per esempio un intralcio al processo educativo perché non razionali. In realtà l'emozione ci è una guida, chiave d'ingresso, è una chiave d'ingresso, esatto, e quindi andare a osservare quegli aspetti emotivi dello studente che porta in classe e quel sviluppo di competenza emotiva che va veramente anche a ritoccare gli aspetti di potenziale intrapersonale, interpersonale. Per fare un esempio, Sara, con un alunno molto ansioso si deve lavorare in maniera diversa rispetto ad un alunno molto razionale e sicuro. Assolutamente sì, e soprattutto l'importanza in tal senso di utilizzare per esempio anche i momenti di valutazione stessa come momenti non di prova esclusivamente ma come di riflessione. Valutazione formativa e non sommativa. Una valutazione dove l'errore è, noi siamo insieme all'errore, siamo, cioè come lo superiamo? Esatto, dove il nostro cervello impara per prove ed errori, cioè fa una previsione in base alle aspettative che ha e quello che trova nella realtà riaggiusta la rappresentazione che ha. Così dobbiamo porci in classe, quindi un apprendimento in cui
si può sperimentare l'errore e soprattutto si può accogliere la possibilità di sbagliare, e in questo anche nelle differenze. Noi lavoriamo tantissimo anche sul lavoro di gruppo, per esempio, su cooperative learning, perché attraverso i momenti di cooperazione si può veramente anche trovare l'espressione della... ovviamente di forza degli alunni, eccetera. Sara, tu prima mi parlavi di un progetto neurodidattica e tecnologie per la personalizzazione. Sì. In cosa consiste e quali sono le tecnologie per la personalizzazione? Allora, noi abbiamo questo progetto di ricerca che è in atto adesso. Quello che stiamo cercando di fare entra adesso nella fase operativa, proprio quello di sperimentare con i docenti delle modalità di osservare gli studenti e di andare a osservare le modalità, i tempi diversi, le motivazioni diverse, le attitudini diverse, e utilizzare le nuove tecnologie in classe, che sono applicazioni, che possono essere appunto applicazioni, software, anche nella didattica, al fine di integrare una possibilità anche di avere modalità diverse. Abbiamo sviluppato una metodologia di, l'abbiamo chiamata Ideal, dei momenti di gruppo per favorire la progettazione di artefatti, per esempio. A partire appunto dai principi della didattica efficace, abbiamo cercato di apportare la possibilità di strutturare momenti di progettazione di artefatti in piccoli gruppi di 3-4 studenti. Didattica attiva, oltre che efficace, perché attiva? Attiva, personalizzata, dove si osserva e si costruiscono i gruppi con dei criteri specifici in cui si cerca di potenziare e massimizzare veramente la possibilità di sviluppare competenze trasversali oltre quelle che disciplinari, e alla fine appunto un accompagnamento alla formazione con i docenti e poi una valutazione di ricaduta, veramente se riusciamo. Sarà. Il nostro obiettivo è migliorare. Un'ultima domanda: come aiutiamo i docenti a muoversi all'interno? Tu prima hai fatto riferimento alle classi numerose, quindi quali sono gli strumenti efficaci per riuscire a gestire una didattica efficace anche in classi di questo genere? Allora, noi partiamo sempre dal presupposto che intanto iniziare a vedere la classe e proprio come gruppo classe, come potenzialità del gruppo classe. Diciamo sempre il gruppo è qualcosa di più della somma delle singole parti, perché il gruppo è cultura, il gruppo è norma, il gruppo è clima. Quindi innanzitutto veramente cercare di andare a vedere, esatto, tra quelle che sono le potenzialità del gruppo, ad osservare non l'individuo solo, ma come funziona nel gruppo, come funziona nel gruppo, nel gruppo, e lavorare quindi in questo modo, considerando la classe proprio un sistema di interazione, e quindi iniziare veramente ad analizzare sistemi e sottosistemi che possono migliorare anche il ruolo del docente. Il docente è anche un po' scienziato, in fondo deve mettersi in quest'ottica. Il docente è il ricercatore, proprio come noi. Noi facciamo ricerca insieme con i docenti, è proprio un lavoro alla pari, certo. Perché anzi ci insegnano quella che è proprio la pratica, la loro è proprio una ricerca quotidiana. Formazione, una ricerca. Grazie Sara Mori, ricercatrice Indira, speriamo di ricollaborare a qualche noi progetto. Siamo a disposizione, perché speriamo di dare un piccolo contributo per il miglioramento, veramente crediamo molto che la scuola possa davvero aiutare a sviluppare il capitale umano, il potenziale, quindi in quest'ottica per noi la ricerca è importante, una ricerca e formazione dove veramente si vada a toccare con mano e praticamente come stare in classe e migliorare. Grazie Sara. Grazie.